Vicenza, una partita che era iniziata al meglio per il Perugia, che ha chiuso il primo tempo 1-0, poi cosa è successo? È successo che abbiamo preso subito gol e poi lì siamo andati un po' in bambo, come ci succede spesso, peccato, anche se non abbiamo fatto nel primo tempo, non abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto la partita maschia con pochi fraseggi, molti lanci lunghi, quindi non è stato bello da vedere. E poi è normale, quando rientro in campo, forse sulla testa avevamo già pensato di aver vinto la partita, ma non è stato così. Perugia che nelle ultime quattro partite, se non erro questa è la terza sconfitta e un pareggio, quindi è un periodo difficile in questo momento, anche se la squadra è stata rinnovata e sono arrivati anche dei rinforzi importanti in questo mercato di febbraio. È difficile, quando non fai punti è normale che è un periodo difficile. Adesso sono arrivati degli eventi nuovi, non sono ancora in condizioni, alcuni abbiamo visto oggi, altri ancora no. Speriamo di trovare questa la quadratura giusta, anche perché la classifica è molto corta. A fine primo tempo lì è cambiato forse quando è arrivato l'1-1 pronti via nella ripresa la partita? Sì, non abbiamo assorbito un taglio e abbiamo preso gol. Poi il secondo un colpo di testa dentro l'area piccola, è normale che poi lì la voglia di andare a recuperare ti scopri e loro sono molto bravi con giocatori veloci lì davanti a prenderti in contropiede, ma non è stata una bella partita, purtroppo oggi non abbiamo incappato una giornata un po' storta, anche perché ho visto giocatori un po' impauriti, questo non deve succedere, secondo me dobbiamo rimanere tranquilli e cercare di giocare al massimo, solo così possiamo toglierci da questa situazione. Cos'è che l'ha fatta più arrabbiare o preoccupare oggi? Ma no, ma il primo tempo c'è stata una squadra che un pochino si è sacrificata, però bisogna sacrificarsi di più, se andiamo a vedere anche in Vicenza tutti le linee della palla corrono tutti, si accorciano, c'è tanto sacrificio e in questa Serie B c'è bisogno di questo, quindi è normale che oggi non andrà così, dobbiamo rimboccarci le maniche